Sì, io credo che l'opera d'arte si ottenga mettendo in armonia due poli opposti e contrastanti. Il massimo rigore matematico dovrebbe entrare in armonia col massimo abbandono poetico. Se 2 più 2 fa 4 dovrebbe armonizzarsi con 2 più 2 fa 30. Per far questo il pittore, quando fa il quadro, un po' lui fa il quadro, un po' il quadro fa lui, si lascia trascinare, sgraffigna il colore, lo massacra, lo cerca sotto questa armonia, la cerca dietro la tela. Insomma, Eraclito diceva, l'armonia nascosta supera sempre quella visibile. E il pittore deve cercare questa armonia nascosta. Sandro Trotti nasce il 25 gennaio del 1934, terzo di quattro figli, a Monte Urano, in provincia di Ascoli Piceno, nelle Marche. Il padre, con il quale avrà in seguito frequenti rapporti epistolari, fa il capomastro. Nel 1940 la famiglia si trasferisce a Porto San Giorgio. Lì Trotti frequenta la scuola di avviamento professionale e soprattutto sulla spiaggia inizia a disegnare barche, argani e marinai. Nel 1949 si trasferisce a Roma e si iscrive al liceo artistico di Stato. Da allora ha sempre vissuto nella capitale. Le grandi passioni, il disegno e la pittura, sono nate nel suo animo di ragazzino e lo hanno accompagnato per tutta la vita senza conoscere mai soste o ripensamenti. Io vengo da una famiglia, mio padre muratore, i fratelli muratori, e quando gli insegnanti di scuola dicevano a mio padre che dovevano studiare, finite le scuole medie, mio padre diceva a me mi serve un altro muratore. L'ho fatto per una settimana, ma poi ho detto questo io non lo farò mai. Poi venimmo a Roma, perché da su bisogna alzarsi le 3 di notte per arrivare a Roma, e prendemmo un buco, eravamo in 3, io, Gino Marotta, pittore, anche lui ha insegnato all'Accademia come me, e uno che suonava la chitarra, avevamo una stanza, un dormitorio. Insomma, le difficoltà tante, tante. Io non volevo tornare al paese. E poi quando si è poveri si dipinge di più. Le cose quando vanno male, anche Van Gogh, non c'aveva una lira, dipingeva quei colori più buoni, no? E, sai, io mi ricordo, andavamo a chiedere così dei sussidi nei partiti, alla Democrazia Cristiana, al Pio Sodalizio dei Piceni, e cercavamo solo per comprare i colori. E, quando si è poveri si lavora di più. Quando si è ricchi, infatti, i ricchi non lavorano mica. No. Nel 1959 Trotti inizia a insegnare all'Accademia di Belle Arti di Roma, all'inizio come assistente di Luigi Montanarini, poi docente di ruolo fino al 1990. Più di 30 anni di una storia esaltante e ancora oggi vissuta con emozione. L'esperienza all'Accademia è straordinaria, perché uno è giovane, pensa di sapere tutto, di insegnare, di iniziare i giovani alla problematica dell'arte contemporanea. Poi invece, lavorando con gli anni, scopri che questi giovani ci sta solo da imparare, perché ognuno ha una personalità. Allora quando tu lo aiuti a rivelare lui a se stesso, praticamente un modo di trovare te, di arricchirti te. Se c'hai 100 ragazzi, sono 100 possibilità di mettere cose incredibili. Ma è che all'Accademia oggi predomina il talk show, le chiacchiere, perché dopo la storia dei grandi maestri si è aperta con riforme varie, è venuti fuori i corsi speciali, che sono tutte teorie, perché questi giovani che dipingevano prima 5 giorni alla settimana, poi 4, poi portati a 3, adesso a 2, a mo' col Montiore addirittura racchiudono tutto in 2 mesi, poi tutte, insomma, si dipinge sempre meno. The girl in the other room, she knows by now. L'insegnamento all'Accademia di Belle Arti ha accompagnato Trotti in una vicenda artistica fatta di continui cambiamenti e sperimentazioni, ma che non gli hanno mai fatto perdere il contatto con la realtà.
una realtà culminata nel segno maggiormente distintivo della sua pittura, le donne e i nudi femminili. È il 1970 quando Trotti inizia a scoprire un universo che lo affascina e che lo catturerà in modo definitivo. Inizia a dipingere i corpi e i volti di donne dai tratti forti, a volte inquietanti, ma che lui risolve con una straordinaria leggerezza di segno e di colore. Eppure, il percorso interiore attraverso il quale arriva a tanta apparente freschezza è pieno di dubbi, di pentimenti, di un travaglio a volte angosciante, a volte desolante. Le sue donne sono bellissime, evanescenti e concrete al tempo stesso. Per scongiurare il dubbio di rappresentare volti e corpi di donne inesistenti, Trotti ha bisogno della presenza concreta dell'universo femminile. Nei suoi quadri non c'è separazione tra realtà e fantasia. La donna è sempre davanti a lui, a suggerire e a portare in superficie il suo mondo interiore. Yoko, Jasmine, Isabella, Adriana, Jisoo Song, Harumi, Terry, Georgia. Decenni costellati da infiniti nomi di donne, nomi di modelle. Le muse di Trotti. Io penso che la modella sia indispensabile per un pittore, perché la realtà è fatta in linee curve e linee rette, che messe in un rapporto armonico crea una tensione espressiva. E la donna queste linee curve e rette ce l'ha in un rapporto straordinario come armonia. L'uomo, questa struttura anatomica così muscolosa, triangolare, ha un rapporto di forza che, tradotto in una forma ideologica, va verso più la dittatura, la donna più democratica, più vicina alla dolcezza del paesaggio. A ritroso nel tempo, l'album della vita artistica di Trotti perderebbe parte del suo significato se si togliessero le pose delle modelle. Donne a cui Trotti ha sottratto nel tempo la volgarità della carne attraverso un magico gioco di velature e trasparenze ottenute con tecniche a volte sorprendenti. Cerco su questa materia una poetica della trasparenza con la tembra sull'olio. Quello che faccio io è la parte libera. Poi con la modella ritorna alla guida. Tanti anni di sperimentazione di arte moderna, di astrattismo, ho recuperato piano piano la forma sempre più oggettiva e adesso sono come uno prigioniero, non ho più la libertà, ho bisogno di un appoggio reale. Insomma, il pittore un po' fa il quadro, un po' il quadro fa il pittore, questo è sempre così. Tu vorresti fare una cosa, poi ne viene fuori un'altra. Da uno dei sette colli, il Gianicolo, Trotti interpreta Roma come se avesse dinanzi una delle sue modelle.
La storia artistica di Sandro Trotti è costellata da ricorrenti sperimentazioni su materiali, tecniche e soggetti. La sintesi forse più riuscita di questo grande impegno è racchiusa nei Paesaggi di Roma, ciclo iniziato negli anni 70 e mai più interrotto. Io avevo dipinto tanti paesaggi di mare. E in questa Roma, passavo qui perché abitavo vicino tutte le mattine, non riuscivo a leggerla, mi sembrava un paesaggio morto. Era come stamattina, sempre nebbioso. Una mattina, quando il sole riuscì a colpire bene l'altare della patria, allora ho scoperto la bellezza di quest'altare della patria, perché le cupole grigie di Roma, riflettendosi su questo bianco marmoreo, dipendevano di madreperla. E allora non era più una città morta, era una città dove prendeva, questo bianco dava colore alla città. L'impero romano, che ha inventato la linea curva, Roma è la linea curva, è una linea erotica. La linea curva è la conquista dello spazio a infinite dimensioni. E l'altare della patria, che invece come il tempio greco, faceva da contraltare a questa linea curva e veniva fuori un rapporto tra Eros e Thanatos. L'altare della patria è il tempio della morte. È interessante come questo tempio della morte dava vita alle cupole. Mi ha suggerito poi che nella pittura la magia è quella di far scomparire le cuciture, dove non capisci come è stato fatto il quadro. Insomma, c'era tutti gli elementi per poter operare seriamente. Un sentimento di estasi, fotografato bene dal letterato Walter Pedullà, che ebbe a dire: Roma è fatta così per un pittore che sente la vita attraverso l'erotismo, del quale anche troppo si è detto quanto possa essere funereo. Si muore, insomma, allegramente a Roma, fra le braccia di una città fiabesca che si sta decomponendo, ma che da millenni sa che la fine del mondo viene sempre rimandata. Penso che il mercato c'è, l'arte, non so. I mercanti sono un po' dei sudditi, dei critici manager, i quali hanno preso in mano la situazione. Allora il critico manager ubbidisce poi a una logica di mercificazione tale che impedisce oggi la lettura qualitativa dell'opera, perché la mercificazione ha sostituito ogni forma di filosofia. I critici sono un po' sottovalutati, perché il vero critico oggi è il critico manager, il critico attuale è manager. Il critico puro ha poco spazio, nessuno lo legge. Come non si legge più la qualità della pittura, perché, come dicevo, la mercificazione ha sostituito ogni forma qualitativa. Oggi non si dice più il quadro è bello, si dice quanto costa, come è valutato. A pittori sovrastimati oggi ce ne sono tanti, ce ne sono tantissimi, ma questo c'è sempre stato nella storia, perché la grandezza di un pittore non la fa né il critico né il mercato. La grandezza del pittore, l'ardua sentenza ai posteri, sono i pittori che vengono dopo. Se passa per quella strada, quello è un maestro. Se non ci passa, il mercato non conta. Nel 1974 riprende, approfondendolo, il tema delle mucche, che interpreta e scompone come fossero anch'esse un tramite verso qualcosa di metafisico, da cercare oltre la realtà così come si presenta. Anche un vaso di fiori si trasforma pertanto in un viaggio verso qualcosa che noi non riusciamo a vedere, ma che Trotti sente. Questa è la lacerante condanna della sua pittura, la continua mediazione tra la messa in scena della realtà attraverso una figurazione rigorosa e la spinta all'informale, alla trascendenza,
a cercare oltre la forma il significato invisibile delle cose. Come Venezia, appena immaginata attraverso sofisticati incroci di linee e macchie di colore. Ma l'importante è che questo non diventi un gioco troppo comodo e gratificante, che non si interrompa la spinta alla ricerca, che non venga meno la disciplina pittorica a cui Trotti, professore di accademia, non ha mai voluto rinunciare. Perché il pittore, quando lavora, c'è dei momenti che il quadro ha dei punti che sono più accattivanti. Allora lì bisogna intervenire, bisogna diffidare delle cose che ti attrae di più, perché non ci deve essere una centralità nel quadro, la centralità è tutto il quadro, per un pittore il quadro finisce dove finisce la tela, è tutto importante. E allora per far questo delle volte bisogna distruggere la parte che più salta all'occhio, insomma, però non c'hai una guida sicura. È un fatto di lavorare molto, di sentire un appagamento. La fortuna è un pittore che si vendono tante tele, se no uno lavorerebbe tutta la vita su una tela sfasciando sempre. Tra il 1956 e il 1968 Trotti sperimenta senza sosta forme e tecniche diverse. Alcune le abbandona presto, o per la fragilità dei materiali adoperati, come il vetro e il cellofan, o perché non diventano parte integrante della sua poetica. Ma, come sempre, egli cerca qualcosa che non lo appaghi, non lo rilassi, che possa rappresentare al meglio i conflitti dell'anima. Io ho bisogno di contrasti, di materia grassa come l'olio e la tempera come magra, perché queste due cose... E quando facevo i nudi bianchi, per esempio, che adoperavo l'olio e poi questo acrilico sopra, siccome l'olio asciuga lentamente e l'acrilico asciuga subito, allora finiva per spaccarsi e fare un craquelé. Questo craquelé veniva fuori un bianco, come dalla cenere di un vulcano sotto, veniva fuori come il fuoco, non era il bianco di un imbianchino. Uno dei grandi capitoli della vita artistica di Sandro Trotti è il disegno. Gli è sempre piaciuto disegnare, o addirittura ci sono momenti della sua vita in cui colori, spatola e pennello gli sembrano un ingombro, un'inutile aggiunta a un pensiero già risolto con successo con un carboncino, una matita o un pastello. La donna continua ad essere anche in questo caso protagonista indiscussa del foglio. Una donna che allarga i suoi confini oltre il perimetro del cavalletto, invade tutta la stanza alla conquista di uno spazio che a Trotti piace definire infinito. È questo un Trotti classico, perché nel Novecento, oltre a Modigliani, Casorati, Ferrazzi, Pirandello e qualcun altro, pochi artisti hanno saputo rappresentare come lui, con i mezzi esclusivi dell'arte, i misteri della femminilità. Levo sto bianco perché il bianco in pittura è un valore troppo forte. Certi pittori dipingono tanti anni su una tela quadrata e poi scoprono che la sua dimensione era rettangolare. Insomma, sai, trovare se stessi non è facile. La parte più interessante è la ricerca.